Dai, diamo un caffè anche a questi amici che sono venuti a trovarci. Ma loro sono bassi, se c'è anche il piatto, per forza che ce la fanno. Ah, ok, va bene. Allora, yeah. Ok, senza piatto allora? Mm-hmm. Va bene. Allora, pronto il caffè? Mm-hmm. Senti un po' che profumo. Che aroma! Bello, caldo. Quanto golosone che non c'è altro. Dai, riportami un po' di caffè. Quella della Moca Bialetti è una bella storia italiana, di design italiano. L'idea viene ad Alfonso Bialetti, la produzione di questo oggetto inizia nel 1933. Probabilmente è ispirato da un sistema con cui le lavandaie del suo paese fanno la lisciva, che è il sistema per fare il bucato di allora, con questi grandi catini in cui l'acqua saliva da un tubo centrale. Per cui Alfonso Bialetti pensa che sia possibile rivoluzionare il sistema allora più comune di fare il caffè, che è quello della caffettiera napoletana. Il successo di questo oggetto arriva soprattutto nel secondo dopoguerra, quando il figlio di Alfonso, Renato Bialetti, attraverso i nuovi sistemi di comunicazione, riesce a promuovere la validità di questo oggetto e farlo diventare uno dei marchi più conosciuti del Made in Italy, che con 300 milioni, sono stati calcolati, di oggetti venduti, è uno degli oggetti non solo più comuni all'interno delle nostre abitazioni, delle nostre cucine, ma anche più diffusi oggetti di design italiano nel mondo.